Subito dopo essere passata in testa da sola, di nuovo in testa alla classifica, la Juventus è chiamata a difendere il suo fresco primato dall'attacco del Milan. È una partita che ci riporta a periodi d'oro del calcio italiano. La Juventus gioca alla destra dei nostri teleschermi, la sua formazione è Tacconi, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Penso, Tardelli, Rossi, Platini, Vignola. La formazione che Castagnera ha schierato del suo Milan è Nuciari, Gerez, Galli, Tassotti, Spinosi, Baresi, Icardi, Blisset, Battistini, Versa e Vani. La partita è diretta da Lobello, i giudici di linea sono Gervasi e Nicolosi, sono presenti 55.000 spettatori in una giornata piuttosto calda con il cielo coperto. Prima della partita è stato consegnato a Platini il premio per aver vinto la classifica dei marcatori dello scorso campionato. Vediamo un attacco del Milan con Icardi, fermato da Brio, riprende ancora Icardi, esce dalla mischia Vignola che oggi ha sostituito Boniek, impegnato con la sua nazionale polacca a Mosca. Poi ecco un lungo lancio di Platini verso Rossi, attaccato da Galli. Prosegue Gentile, fermato a sua volta da Versa. Prova ancora l'attacco la Juventus, va a terra Gentile sul fallo di Versa. Calcio di punizione in favore della Juventus. Eccolo battuto da Gentile che manda avanti Platini, alla cui guardia gioca Tassotti che ha commesso fallo sul francese e quindi il calcio di punizione in favore della Juventus. Appoggio di Gentile, la respinta è stata di Galli, rincorre la palla Scirea, Brio, Bonini. Il lancio di Scirea, capitano, Penso che si allunga la palla mandandola alle spalle di Spinosi, ma c'è Baresi che va a chiudere e scambia con Nuciari. Vediamo in azione Evani, poi ancora Baresi, i due liberi sono i capitani delle squadre. Fermata una puntata di Rossi, ecco l'appoggio sulla destra dove Gerez non riesce a raggiungere la palla. Il Milan è schierato con Gerez nella zona di Cabrini, Spinosi su Penso, Galli su Rossi. Ecco Cabrini, Rossi e Galli. Il terzino milanista ha trattenuto Rossi, il calcio di punizione in favore della Juventus, siamo al quarto minuto del primo tempo, è affidato a Cabrini, avanza Cabrini, al calcio di punizione Vignola. Ha alzato la palla Penso, il cross di Tardelli, il colpo di testa in area di Spinosi, alza la palla Platini. Ancora un colpo di testa, questa volta di Tassotti, Blisset cerca di lanciare sulla destra, la palla è fermata da Tardelli, gliela ruba Evani, però alle spalle di tutti c'è Bonini ed ora Vignola. Gentile che lascia a Tardelli. Il lancio sulla destra di Tardelli, Vignola si è spostato, contrastato da Evani, riesce il cross di Vignola, tocca indietro Rossi, ma si chiude la difesa del Milan e Gerez avanza, è superato da Platini, su Platini recupera Galli che ha abbandonato la guardia di Rossi e riesce a fermare il francese. Brio a sua volta ferma Blisset e riparte la Juventus con Bonini, adesso con Tardelli, con Cabrini, lanciato Bonini, il cross di Bonini, manca l'aggancio Rossi e retrocedendo Icardi va a chiudere su Tardelli. Contropiede di Evani, Tardelli ha già recuperato, ferma il passaggio a Versa e rilancia ancora in avanti. È pronto Nuciari ad anticipare Rossi che era controllato da Galli.
In profondità Battistini verso Blissett. Dal contrasto la palla va in faro laterale, la rimessa in gioco è assegnata alla Juventus, con la rimessa in gioco di Brio su Bonini. Cabrini, Bonini. Penso e Cabrini. Vignola. Ha ribattuto Galli. Riprende ancora la Juventus con Bonini su Cabrini. Cross di Cabrini e splendido stacco di testa di Platini. È il sesto minuto del primo tempo, la Juventus è in vantaggio con Platini. Rivediamo l'azione. Platini sta al centro dell'area, il cross di Cabrini che è in vantaggio su Gerez. Ecco che arriva Platini e salta in vantaggio su Baresi e Gall. E Nuciari non ci arriva. 1-0 per la Juventus al sesto minuto del primo tempo, ha segnato Platini. Tassotti e Battistini. Tassotti è il controllore di Platini, riporta la palla in avanti, che adesso la manovrata da Versa. Poi Baresi. Poi Spinosi. E sul lungo lancio tutta la difesa della Juventus lascia scorrere la palla sul fondo. Al centro dell'area c'era Blissett, ma non ha potuto assolutamente intervenire sul palla a seguire di Spinosi. Bonini, che ha ricevuto da Scirea, cerca di lanciare Penso, ha respinto Spinosi. Ancora su Rossi anticipa Galli. Poi c'è un intervento in gioco pericoloso di Bonini, causa di questa punizione battuta da Gerez. Icardi a Baresi. Evani. Baresi. Lancio in verticale verso Gerez, che parte bene ma poi desiste vista la potenza impressa da Baresi alla palla, che era irraggiungibile per Gerez. Ecco Platini e Tassotti, il francese lancia Rossi, Rossi e Galli. Subentra Tardelli, in verticale verso Vignola. Controcross di Vignola, il colpo di testa questa volta è di Tardelli e la palla è sul fondo. Partenza bruciante della Juventus che non ha tardato a sbloccare il risultato. Adesso c'è un tentativo di reazione del Milan. Su Battistini è intervenuta la difesa, ma riparte ancora la Juventus con Penso. Malinteso Penso Platini, che favorisce l'intervento risolutore di Spinosi. Questi è Gerez. Battistini. Controllato da Bonini, riesce a far proseguire verso Icardi, ma è Platini che va questa volta in difesa a fermare l'azione avversaria. Riproposta quella juventina da Tardelli, da Bonini, da Cabrini, Scirea. Cabrini, fallo di Tassotti su Cabrini. Il calcio di punizione in favore della Juventus. Sono passati 10 minuti del primo tempo con la Juventus in vantaggio per 1-0, il gol di Platini al sesto, il calcio di punizione di Vignola che sostituisce Boniek. In barriera c'è solo Icardi, il colpo di testa di Tardelli e palla alta e sul fondo.
Berza, Blisset, Gerez. Lanciato Berza. Prima dell'arrivo di Vignola effettua il cross, ma la palla va sul fondo prima di raggiungere l'area piccola del portiere. Gentile verso Tardelli. È Rossi che è retrocesso portando avanti Galli. Avete visto il lancio è di Gentile. Colpo di testa è stato di Spinosi su Penso, ma Gentile ripete ancora il cross. Rossi. Gli subentra Penso. Ha perso il tempo Penso e ha consentito a Berza di recuperare la palla. Su Platini interviene di forza Franco Baresi, che resiste a due cariche, poi tenta il tiro e la palla è vicina al palo della porta di Taccone. Baresi, che ha giocato bene mercoledì scorso a Bari nella nuova nazionale di Berzot, sta ripetendosi, ha iniziato molto bene questa partita contro la Juventus. Si ripete il duello fra Rossi e Galli, il passaggio indietro a Tardelli, ha davanti a sé Tassotti, Scirea, intercetta Tassotti il passaggio di Scirea a Tardelli, ma mette in fallo laterale. La rimessa in gioco di Gentile, Platini, Tardelli. Il colpo di testa di Penso sul lungo cross di Tardelli e la palla di nuovo sul fondo. Insiste la Juventus, sembra essersi esaurita l'azione di reazione del Milan dopo aver subito il gol. Siamo adesso al 13° minuto, 1-0 per la Juventus. È avanzato Icardi, adesso è Goretz che supera la metà campo. Il lancio in profondità per Blisset. Icardi. Goretz. Elaborata anche se precisa l'azione del Milan, è intervenuto Cabrini che ha cambiato gioco, lancio per Rossi e ha intercettato Galli. Evani. Blisset, raddoppio della marcatura ed è Gentile che gli toglie la palla, c'era anche Brio a controllare l'inglese. Bonini, sempre più veloce l'azione d'attacco della Juventus nei confronti di quella del Milan, vedete più elaborata quella del Milan, da Evani a Icardi a Goretz. Blisset ha respinto Tardelli, la palla rimane al Milan, prima con Evani, adesso con Berza, adesso con Battistini. Goretz, Icardi. Ecco che arriva Franco Baresi, contro cross, tenta il colpo di testa a Battistini, riesce a far giungere la palla ad Evani, sul tiro ha ribattuto Tardelli, poi recupera la palla Penso, servendola indietro a Gentile. Gentile a Rossi, Scirea, Tardelli, Bonini, Vignola. Rossi tenta il triangolo con Penso, lo ha impedito Spinosi. Evani si sgancia ancora una volta Franco Baresi. Battistini a fondo di Battistini, si raddoppia la marcatura, viene fermato la Juventus con Platini. Sul lungo lancio può intervenire Nuciari, che rinvia come un difensore, d'altra parte non poteva toccare la palla con le mani perché era fuori dell'area. Al 20° minuto ancora Cabrini.
Goetz è stato messo nella zona di Cabrini, ma Goetz si occupa più di costruire il gioco che di contrastare il terzino della Juventus, che ha buon gioco quando si spinge in avanti. Bell'inserimento di Berzan. Fermato da Scirea in maniera irregolare e quindi calcio di punizione in favore del Milan. Tassotti. Icardi. Palla a seguire di Icardi, svetta Brio prima di Blissett, palla a terra da parte di Tardelli. Platini. Tardelli. Ha fermato Icardi, un bel colpo di tacco per lanciare Spinosi, la palla invece raggiunge Tassotti. Il lancio di Tassotti verso Battistini, colpo di tacco a favorire Goetz. Fermato Goetz da Cabrini e calcio di punizione in favore del Milan. Al calcio di punizione Evani. Arretrano Vignola e Bonini che formano la barriera, si va ad aggiungere Platini, adesso anche Scirea. Mentre la punizione di Tassotti cerca di lanciare Evani che spara ma la barriera respinge. Prosegue l'azione Baresi servendo Blissett che al volo lancia Evani. Su Evani recupera Cabrini che ha messo in fallo laterale, però la palla ha toccato per ultimo il milanista, tant'è vero che vediamo rimettere in gioco Gentile al 18° minuto del primo tempo con la Juventus in vantaggio per 1-0. Scirea fa intervenire Tacconi, praticamente disoccupato fino a questo momento, ma anche Nuciari non ha dovuto effettuare grandi parate, è stato battuto dal colpo di testa di Platini. Molto bello il colpo di testa di Platini. Non è certo colpevole il portiere del Milan. Ecco ancora in attacco la squadra di Trapattoni con un bel dribbling di Vignola che si è liberato di Goetz. Poi Spinosi alla meglio su Penso. E il Milan si riporta in avanti con Evani, anticipo di Brio su Blissett. Tardelli a Rossi, Rossi e Galli. Tardelli, Tardelli e Berza, Rossi, Rossi e Galli, Gentile, Vignola, Cabrini, si è liberato d'anticipo di Goetz, cross di Cabrini e Rossi, dopo che la palla era stata toccata da Baresi, Rossi d'anticipo su Galli, raddoppia al 19°. 2-0 per la Juventus dopo 19 minuti di gioco. Rivediamo l'azione, il cross di Cabrini che aveva superato il suo diretto rivale Goetz. La palla è toccata da Franco Baresi e Rossi arriva in anticipo su Galli che tenta in spaccata di impedire l'azione dell'avversario. Rossi colpisce in pieno la palla. L'angolino alla destra del portiere Nuciari, palla ancora una volta imprendibile per il portiere milanista ed è 2-0 per la Juventus dopo 19 minuti di gioco. Elaborato il gioco del Milan, che però non riesce a creare occasioni pericolose nell'area di rigore della Juventus. Adesso ci prova Goetz, ha liberato prima Cabrini, poi c'è lo scontro fra Scirea e Goetz. La palla sarebbe in calcio d'angolo se l'arbitro non ritiene di dover punire. Sì, ha punito l'intervento di Goetz, quindi c'è calcio di punizione in favore della Juventus.
Era stato battuto da posizione sbagliata, ripetuto. Gentile. Anticipo di Galli su Rossi. Anche Tacconi esce fuori dell'area. Porge di nuovo la palla a Scirea. Platini. C'è un intervento di Vignola, su cui è intervenuto anche Tassotti, poi c'è stato un fallo di mano e di Gentile, c'è questo calcio di punizione che Evani batte all'indietro per Versa, che sposta il gioco dalla parte opposta dove Baresi manda in avanti Goetz, Spinosi, Icardi, Evani. Palla a seguire di Evani, il colpo di testa di Goetz. Bonini vince il rimpallo su Battistini e Cabrini rilancia ancora in avanti. Spinosi d'anticipo su Penso. Intervengono in due contro uno su Goetz, erano Cabrini e Tardelli, c'è calcio di punizione in favore del Milan. 22 minuti di gioco del primo tempo, 2-0 per la Juventus. Ha battuto Versa andando a pescare Tassotti. Tassotti, Blissett, anticipo implacabile di Brio e lancio su Rossi. Su Rossi e Galli, che ha la meglio sulle centravanti della Juventus, gli toglie la palla, l'ha già scambiata con Nuciari. La riporta in avanti per il Milan Icardi, adesso Evani. Verso Blissett, che aveva avuto la meglio nel rimpallo con Brio, ma non con Gentile. Faro laterale, rimessa in gioco di Gentile. Galli, Evani, Versa, attaccato da Vignola, Versa. Fa proseguire Goetz. Malinteso con Blissett, il quale pensava che la palla fosse diretta a un uomo della sua squadra alle sue spalle, che non c'era. Torna la palla alla Juventus, che gioca adesso con più tranquillità. Evidentemente il doppio vantaggio le consente di ragionare di più, di mantenere il possesso della palla. Ecco il lancio di Versa ed è Scirea che corre con Blissett, il libero della Juventus ferma l'avversario. Rilancio di Gentile oltre la metà campo. Tardelli, Bonini, Vignola, Gentile, Bonini, Vignola, Scirea. Ha respinto Baresi, ma la squadra ripiegava, quindi non riesce a sfruttare questo pallone che vaga in zona morta nella metà campo avversaria. Lo riporta verso la metà campo, prima Bonini, poi Scirea. Adesso è Penso, attaccato da Spinosi. Scirea, sul quale si porta Battistini. Passaggio indietro è di Vignola su Bonini. Ancora Vignola, ancora Scirea. Bonini, ma è Galli che ancora una volta risolve la situazione. C'è fallo di Platini su Battistini e calcio di punizione in favore del Milan e ammonizione di Platini. Il francese non aveva nessuna possibilità di raggiungere la palla e quindi è intervenuto solo sull'uomo. Ammonizione di Lobello a Platini. Il gioco è ripreso. Ha recuperato per i suoi una palla, Penso. La sposta sulla destra Vignola. Ne approfitta Evani. Vignola lo ha seguito e lo ferma in
fallo laterale. Ritiene che la rimessa in gioco sia della Juventus e così la pensa. Infatti l'arbitro aveva toccato per ultimo Evani e sulla rimessa in gioco di Gentile manovra adesso Tardelli, adesso Bonini. Platini. Mantiene, difende la palla da Tassotti. Tassotti adesso insegue Scirea ed è Baresi che va a intercettare il triangolo che Scirea stava intessendo con Platini. Baresi, Battistini, Baresi, cross all'indietro verso Verza che si libera bene ma entra in contatto con Brio che gli devia il tiro in calcio d'angolo ed è il primo corner della partita ed è in favore del Milan. Giunge al 27esimo minuto del primo tempo con la Juventus in vantaggio per 2-0 dalla bandierina Evani. Gerez, cross di Evani, il colpo di destra è stato di Cabrini, poi ha allontanato Brio in fallo laterale. La rimessa in gioco ancora Evani che lascia l'incarico a Goretz. Fermato il gioco e viene ammonito Spinosi per proteste. Ecco ripreso il gioco da Galli a Tassotti. Tassotti lascia l'incarico del cross a Goretz ed esce Tacconi sull'attacco di Galli ed Evani. Il terzino ha commesso fallo spostandosi in avanti, quindi c'è il calcio di punizione battuto dalla difesa juventina. 28esimo minuto. Lancio di Gentile, manca la rovesciata Galli, servizio per Tardelli da parte di Rossi, cross di Tardelli, colpo di testa di Icardi in piena area, mentre era terminato in fuorigioco sulla sinistra Penso. Riavvia gioco il Milan con Icardi sulla destra. Il lancio di Battistini su Blisset, apertura ancora per Icardi. Battistini, Baresi, va a terra Baresi su intervento di Platini, vantaggio, cross di Evani, ha mancato la respinta Vignola, ma non Cabrini. Scirea, Platini, Gentile, Scirea, Bonini. Lottano Goretz e Cabrini, alla meglio il belga. C'è uno scatto di Tassotti sul quale va a chiudere Scirea. Cross di Tassotti, bel tiro al volo da parte diversa a cui risponde Tacconi, chiamato per la prima volta ad una impegnativa parata alla mezz'ora del primo tempo. Per il Milan c'è il secondo calcio d'angolo, sempre dalla bandierina Evani. La Juventus non ne ha calciati. Siamo alla mezz'ora, 2-0 per la Juventus. Ha tentato di inserirsi in attacco Spinosi, che adesso lo vedete in basso del teleschermo rientrare. La palla è terminata in faro laterale. Il gioco non è ancora ripreso. Eccolo con la rimessa in gioco diversa. Blisset. Versa è entrato a gamba tesa.
Fischio di Lobello e calcio di punizione in favore della Juventus, mentre Blissett si raccomanda ai suoi di servirgli palloni più bassi. In effetti Blissett è alle prese con brio, non è che con brio ci sia molto da fare sui palloni alti. Eccolo, brio. Il colpo di testa di Spinosi, Goretz, Spinosi, Baresi. Evani. Sempre elaborato il gioco del Milan, adesso è chiamato in avanti Tassotti che è controllato da Platini, adesso Goretz controllato da Cabrini, Blissett, si porta in avanti un pallone ma brio non gli consente di tirare in tranquillità, anzi c'è anche un calcio di punizione per fallo di Blissett su brio, battuto il quale la Juventus si riporta verso la metà campo con Bonini. Vignola ha superato il contrasto con Icardi, Platini, Vignola aveva superato Icardi ma è intervenuto Baresi in scivolata. Fallo su Vignola, calcio di punizione in favore della Juventus, è il 33esimo minuto del primo tempo, 2-0 per i padroni di casa. Tardelli è sul pallone, i milanisti sostengono che Tardelli ha guadagnato dello spazio. Tardelli chiede il rispetto della distanza della barriera. Vedete dietro Tardelli ci sono sulla sinistra Penzo, sulla destra Vignola, adesso si sono scambiati, tiro di Penzo, parata di Nuciari, ma il gioco è fermo. L'arbitro non ritiene ripreso il gioco e ha ammonito Franco Baresi perché ha lasciato la barriera prima che la palla fosse in movimento. Quindi questo laborioso calcio di punizione deve essere ancora realizzato. E ancora il tiro di Penzo, questa volta colpisce la barriera. Tardelli verso Vignola, poi la palla colpisce Bonini e favorisce questa fuga di Versa, ma più veloce di lui è Cabrini, che va a togliere letteralmente la palla all'avversario, poi tacconi, poi in avanti, ferma Spinosi, Baresi, Blissett, Battistini, Baresi, che tenta di lanciare Tassotti molto in profondità, non si intendono i due e la palla va sul fondo. 10 minuti alla fine del primo tempo con la Juventus in vantaggio per 2-0. Cabrini, Vignola, Rossi,
seguito come un'ombra da Galli, Cabrini, anticipo su Penso da parte di Spinosi, stop di Bonini, Platini, lungo lancio di Platini e entrano insieme con una zuccata Galli e Rossi, entrambi a terra. L'arbitro ferma il gioco per consentire ai due di essere soccorsi. Li vedete? I due saltano insieme e c'è una zuccata. Sulle prime sembra Rossi il più grave, invece poi vediamo che Galli. Ferito maggiormente, tanto che deve essere sostituito. Siamo a 7 minuti dalla fine del primo tempo. Nel corso della prima metà di gara non succederà niente altro, quindi noi passeremo fra poco alle immagini della fase più importante del secondo tempo. Ora a 38esimo del primo tempo c'è stato questo incidente che ha fermato il gioco fra Rossi, incidente fra Rossi e Galli. Galli viene sostituito e al suo posto Castagnier fa entrare Damiani, anche in considerazione del fatto che con lo 0-2 è più utile un attaccante, un tornante, piuttosto che un difensore puro. Ecco, vedete, il numero 3 è Galli che esce e il numero 16 è Damiani che entra. Ed ora eccoci al secondo tempo. Siamo al 35esimo. Viene lanciato Tardelli, la rovesciata di Baresi, il colpo di testa ancora per Gentile, cross di Gentile, colpo di testa e di Tassotti, e Baresi lancia in avanti, prima Versa, poi Goeretz, poi sulla destra Damiani. Ecco il cross di Damiani, guardate la spinta di Gentile a Goeretz. L'ha vista Lobello e c'è il calcio di rigore. Calcio di rigore a 10 minuti dalla fine. L'imbattuto Tacconi cerca di opporsi a Baresi. Tira il capitano del Milan ed è 2-1. È il primo gol incassato da Tacconi in questo campionato. Considerando che il tiro è avvenuto al 35esimo del secondo tempo, l'imbattibilità di Tacconi è durata 440 minuti. Ecco il momento in cui Tacconi subisce il primo gol della stagione. Il risultato non cambierà più, quindi a Torino il risultato finale sarà Juventus batte Milan 2-1. Signore e signori, buonasera.